Ciao a tutti cari amici e bentrovati con il nostro appuntamento del calendario dell'Avvento. Oggi siamo il 4 dicembre e andiamo a vedere con i nostri messaggi del pensiero del cuore che carte, che messaggio deve arrivarvi, un messaggio motivazionale per voi, per la giornata di oggi, per capire anche su cosa dovete lavorare, ma soprattutto una parola, una frase che in qualche modo vi aiuti a superare la giornata. E poi andiamo a vedere un po' cosa succede. Ricordo che sono interattivi, quindi cercate di prenderli sempre con le pinze perché non può risuonare con tutti. Siete più di 3.000, quindi naturalmente le situazioni sono tante. Allora, sono una persona positiva. Scelgo di vedere me stesso e la vita nei modi più positivi. Perciò dico di sì alle opportunità e alla prosperità. Dico di sì al bene. Sono felice che sia così. Ecco qua le carte vi invitano ad essere positive. Per la giornata di oggi andiamo un po' a vedere che cosa vi riserva il 4 dicembre. Allora, qua abbiamo una situazione che è probabilmente finita. Eh sì. Allora, qua vedo che c'è un senso forte di solitudine. Qua è uscita una carta in più, l'ho presa. C'è un senso di solitudine, qua è stato chiuso qualcosa. Per alcuni di voi potrebbe riguardare anche una perdita, quindi un parente, qualcuno che ha subito appunto una perdita di un familiare, di una persona cara. C'è il senso di solitudine, di chiusura, di prigionia. Per alcuni di voi potrebbe essere qualcosa anche un po' di più serio, come stati depressivi, comunque una forte tristezza, un forte senso di abbandono, di isolamento. E qua c'è una chiusura. Vedo che ci sono delle opportunità che si faranno avanti nella giornata odierna e per alcuni di voi potrebbero riguardare opportunità lavorative. Ovviamente dipende a cosa state pensando, perché qua la fine di qualcosa potrebbe riguardare la fine di un lavoro, la fine di un rapporto sentimentale, la perdita di una persona. Vedo che c'è l'opportunità, ci sono delle chance nella giornata di oggi, opportunità di ritornare ad avere qualcuno nella vostra vita o a ritornare a una situazione di benessere, di più tranquillità, di più serenità. Potrebbe essere semplicemente anche il ritorno di nuove chance per voi, da non lasciarvi scappare. Qua abbiamo comunque la ruota, mi parla di una situazione che gira, quindi mi raccomando, non abbattersi perché non può piovere per sempre, ok? Qua c'è il verdetto, quindi probabilmente potreste avere il ritorno di un'opportunità da parte di una persona, sia in ambito sentimentale che in ambito lavorativo, a voi la decisione rispetto a cosa state chiedendo, e dovrete decidere probabilmente se far rientrare questa persona nella vostra vita o riprendere l'opportunità che vi è stata ridata per una seconda volta. Qua c'è proprio un ritorno di qualcosa che potrebbe appunto riguardare il lavoro o anche a livello sentimentale. Poi fatemi sapere nei commenti. Io vi saluto qua, vi do un abbraccio e vi aspetto domani con un altro video per il calendario dell'Avvento. E questa sera vi ricordo anche la canalizzazione del pensiero. Un abbraccio grande!